Cristiano di Paolo Antonia del presidio Stop Scie Chimiche. Ci sentiamo, Paolo? Cristiano, scusa. Ecco, allora, dunque, perfetto, benissimo. Allora, ecco, volevo chiedere innanzitutto se puoi spiegare a questi nuovi ascoltatori di Social Web Network cos'è questo presidio Stop Scie Chimiche. Allora, Chimiche. noi abbiamo, siamo delle, diciamo, persone comuni, anche se poi comunque facciamo parte anche dell'AISER, che è, diciamo, un'associazione a livello regionale e anche nazionale per quanto riguarda la lotta ai diritti e alla salute, praticamente, quindi la libertà di cura, di vaccinazione. Diciamo che noi abbiamo aperto questo presidio per combattere questa battaglia contro chi ci sta avvelenando ogni giorno attraverso le scie chimiche in cielo, anche se a volte sembra fantascienza e sembra di parlare di extraterrestri, però in realtà sta avvenendo ogni giorno sotto i nostri occhi e la gente si sta rendendo sempre più conto di quello che sta avvenendo, ed è un avvelenamento continuo, costante. Ecco, spieghiamo bene questa cosa qua, cioè voi avete anche della documentazione in pratica. Noi abbiamo tantissima documentazione. Allora, a parte che abbiamo un fascicolo da 700 pagine che proprio parla dei carburanti che le compagnie aeree, che non sono compagnie aeree militari, ma nella maggior parte dei casi sono compagnie aeree low cost tipo la Ryanair, che utilizzano comunque dei carburanti miscelati a queste sostanze, a queste nanoparticelle, che poi vengono irrorate nel cielo da parte di questi aerei continuamente, noi lo vediamo sotto i nostri occhi. Le scie di condensa, come qualcuno dice, si formano solo in alcuni casi sopra gli 8.000 metri e con non meno di 70% di umidità, quindi sono dei casi particolarissimi. Quegli aerei che noi vediamo viaggiano tutti intorno ai 4.000 metri e quindi non si dovrebbe formare assolutamente nessun tipo di condensa. Sono irrorazioni continue che portano a cambiamenti climatici. C'è un generale Mini che sta girando l'Italia, un ex generale appunto dell'aeronautica e che ha collaborato comunque con le forze americane, che parla costantemente, fa conferenze sulla guerra climatica. Questa è una vera e propria guerra climatica, fatta ai danni nostri, fatta ai danni dei cittadini. E uno si chiede: ma come mai? Cioè, qual è il motivo? Dopotutto noi facciamo parte dell'Europa, facciamo parte dell'Occidente, perché devono attaccare noi? Siamo dalla parte dei buoni, cosiddetti buoni, no? A livello generale, cioè, questo è il pensiero della gente. Sì. In realtà così non è, perché noi abbiamo un mercato agroalimentare molto forte, una tradizione culturale molto forte, un mercato turistico molto forte, e questi sono tutti indici di indipendenza. Se mai venisse da pensare comunque di poter uscire faccio un esempio, da un mercato tipo quello europeo, che è comunque dominato dalle lobby, dalle multinazionali, diciamo che adesso come adesso non potremo più provare questa nostra indipendenza. Ci farebbero vedere tutt'altri dati. Ecco, ma Cristiano, Dei tanti motivi, però non è l'unico. una domanda volevo farti, però queste scie chimiche, questo irroramento, lo vediamo anche sopra i cieli delle potenze più forti del... Ah, certo, ma perché questo è sovranazionale, cioè è dominato dai mercati, diciamo, dai mercati economici e ci guadagnano comunque soprattutto alle spalle della gente gli enti pubblici. Facciamo un esempio adesso con le guerre climatiche, gli enti che stanno chiedendo più fondi sono ad esempio la protezione civile, la forestale. Adesso si sta ipotizzando una legge che penso andrà a buon termine col governo Renzi, per quanto riguarda appunto l'obbligatorietà di un'assicurazione per calamità naturali, quindi tutti dovranno farla, quindi andrà ad appesantire ancora di più le casse già pesanti delle assicurazioni, quindi diciamo che i conti tornano purtroppo. Sì, poi mi domando, ecco, questi cittadini che non arrivano nemmeno più a metà mese, non solo a fine mese, ma neanche a metà mese, com'è che faranno? Come faranno? Faranno sì che, diciamo, moriranno lentamente, però quando moriranno la cosa migliore è che non avranno, non devono avere punti nelle loro case e non lasciare i loro posteri. Noi non stiamo parlando di fantascienza, perché qui abbiamo un documento in mano, lo stiamo portando avanti da tanto tempo, che è un documento scaricato dal sito del Ministero del 2001, Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. Quindi questi praticamente sono 52 pagine che parlano di modificazioni
sistematica di esperimenti sulla ionosfera. Quindi stanno facendo le stesse cose che fanno le compagnie farmaceutiche: prima fanno impazzire il clima, per poi creare la cura, tra virgolette cura, che non sarà mai una cura, perché sarà un'altra aggressione al clima, e la colpa chiaramente non sarà mai loro, ovviamente, sarà colpa nostra, sarà colpa del clima che è impazzito, perché noi stiamo inquinando, cosa che non è. Perché anzi le emissioni stanno diminuendo nel mondo, quindi tutto quello che sta succedendo adesso a livello climatico è artificiale. Sì, però ecco, sappiamo che comunque in tutti questi anni, parliamo di decenni, si è buttato nel cielo di tutto e di più, quindi ci può essere anche questa componente che ha alterato un po' il clima, che poi questi vadino a peggiorarla, ancora, tutto si complica ancora di più. Diciamo che il clima in sé peggiora in modo drastico dopo il passaggio di decine e decine di aerei. Ti avevo inviato anche a te un video tempo indietro dove abbiamo messo una telecamera fissa sul cielo. In poche ore, un piccolo tratto di cielo, sono passati 70 di questi aerei. Quindi possiamo immaginare come vadano intanto ad oscurare il sole, perché lo oscurano quando vogliono, lo oscurano sempre. Quando non vogliono, tengono una situazione di apparente sereno, però è artificiale anche quello, perché devono passare gli aerei, e li vediamo anche oggi, qui almeno in Friuli, penso anche in Veneto, con la scia corta che serve, praticamente rilasciano il bario, e il bario serve ad asciugare le nuvole. Di pochi giorni fa, lo potete vedere anche sulla nostra pagina Facebook del presidio Stop Scie Chimiche Pordenone, che abbiamo fatto un ritrovamento delle palline di Krillium, perché dovete sapere che a questo progetto di modificazione climatica collabora in modo sistematico la Monsanto, una delle più grandi compagnie OGM del mondo. Quindi anche in questo caso i costi tornano, perché il fatto di rovinare le nostre coltivazioni e metterle in ginocchio, e qui apro una parentesi, stranamente la Coldiretti non prende una posizione, l'abbiamo contattata e diciamo mi sembra quasi che non ne voglia sapere, lunedì li contatteremo, perché abbiamo un sacco di documentazioni che dovrebbero tornare utili proprio loro, visto che hanno un sacco di iscritti che dovrebbero essere tutelati al 100% anche con informazione. Esatto, ottima osservazione. Certo. Noi infatti in questo modo stiamo andando avanti a vedere quanti siamo impugnati dentro questo tipo di progetto. Diciamo che la Monsanto appunto coopera in modo sistematico, perché dopo che appunto le nostre coltivazioni saranno completamente distrutte e piene di alluminio anche, oltre ad altre sostanze, loro passeranno alla fase quella di proporre l'OGM in modo molto, molto facile, non più scettico ovviamente, se non avrà altra soluzione. Abbiamo fatto delle analisi alla neve del Piacavallo pochi mesi fa, diciamo a fine inverno scorso, e abbiamo trovato che l'alluminio era diciamo presente in dosi massicce. Non tutti sanno che la Monsanto stranamente ha brevettato un gene OGM resistente all'alluminio, guarda caso. Le palline che abbiamo trovato gelatinose, che forse qualcun altro avrà trovato, adesso faremo le analisi, nel proprio giardino, sono di tipo sferico, trasparente, si chiamano Krillium ed è un brevetto appunto della Monsanto. Servono praticamente sono dei nuclei di condensazione, sono in microparticelle, e vengono rilasciati appunto dalle scie chimiche, magari molto spesso dopo una bomba d'acqua. Infatti c'è stata una grossa bomba d'acqua di domenica qui a Pordenone, soprattutto qui a Pordenone. Dopodiché evidentemente le nuvole non servivano più per quel tipo di strategia, dovevano cambiare il fronte da qualche altra parte, le hanno rilasciate, queste praticamente assorbono l'acqua della nuvola, sembra fantascienza, lo so, assorbono l'acqua della nuvola, cadono a terra e si disciolgono. E noi abbiamo avuto la fortuna, come è successo in altre parti del mondo, anche in Francia, di ritrovarle. Adesso ne abbiamo in mano, conservate in frigo, e andremo a fare le analisi. Questo tipo di strumentazione, chiamiamo strumentazione perché comunque sono artificiali sintetiche, si sa che veicolano anche dei batteri, quindi dei virus. Non a caso in questo periodo comunque è il periodo giusto, perché iniziano i virus e poi si vendono sempre più medicine e vaccini. Quindi adesso vedremo se hanno anche i virus, se riusciamo a fare anche quel tipo di analisi. Se andate sulla nostra pagina trovate tutte le informazioni e le vedrete anche visivamente, perché abbiamo messo le foto.
Ecco, su questo ti prego veramente, Cristiano, di tenerci sempre aggiornati, magari con dei collegamenti anche flash, perché vorrei capire, ecco, queste particelle un po' quali sviluppi prenderanno. Certo, e l'ultima cosa che ti volevo dire dopo, non so se hai ancora tempo, è ai nostri ascoltatori, visto che prima parlavo di questo fascicolo che noi abbiamo scaricato dal sito del Ministero. Ecco, volevo arrivare a questo, ecco, perché qui sembra c'è stato un accordo nel 2001 tra Bush e gli Stati Uniti. Del Presidente del Consiglio Bush, però chiaramente c'erano tutti i governanti, tutto il governo dietro che lo appoggiava, quindi tutti i vari partiti, non è che bisogna dare la colpa a uno, sono tutti complici ovviamente. È stato fatto nascostamente questo tipo di accordo, noi qui l'abbiamo, è stato scaricato da Tucker Enemy, dal sito del Ministero, molto probabilmente mancherà qualcosa, però sono 52 pagine, dopo qualche anno si sono accorti che girava e l'hanno fatto fuori, l'hanno fatto sparire. E io volevo leggervi solo alcuni dei partecipanti a tale progetto, visto che qualcuno dice che è un progetto localizzato qua e là, giusto per. Ve ne dico qualcuno: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, la Columbia University di New York, Fondazione Enrico Mattei di Milano, International Center for Theoretical Psychic Trieste, perché psychic, se andiamo a fondo. Questo progetto contiene all'interno anche l'ARP, quindi l'emissione di onde elettromagnetiche a bassa frequenza, che colpiscono anche purtroppo il cervello umano, la mente umana, abbassandone anche l'attenzione rispetto alla realtà. Quindi io purtroppo si sta parlando di cose talmente a volte complesse per una persona che non le segue, quindi non voglio addentrarmi troppo in questo tipo di disquisizioni da subito. Però poi qui ci sono altri partecipanti, tipo l'ARPA dell'Emilia-Romagna, Bologna. Istituto delle Scienze dell'Atmosfera e del Clima, Bologna, Istituto di Matematica, Fisica e Applicazione Università, Napoli, poi ne dico un'altra che è molto importante, Istituto di Biometeorologia di Firenze, poi c'è anche la Forestale, il Centro Europeo Ambiente e Salute, Organizzazione Mondiale della Sanità a Roma, sono tutti enti preposti alla salvaguardia della nostra salute, dell'ecosistema, quindi non si capisce cosa facevano, come facevano loro a ipotizzare e fare diciamo, degli esperimenti sulla ionosfera o sul clima potesse tornarci utile a lungo termine o poteva tornare utile al loro portafoglio, non si sa questo. Comunque questo è, i partecipanti sono tanti, sono Dipartimento di Scienze dell'Ambiente Forestale e delle sue risorse, Università della Tuscia di Viterbo. Cosa diciamo di queste cose? Quando noi le portiamo a queste conferenze che stanno cominciando a fare in giro i meteorologi, di questo tipo di trattato non ne vogliono discutere, vogliono parlare solo che il clima è impazzito. Si stanno mobilitando a livello nazionale conferenze di tutti i tipi sul clima, stranamente. Vuol dire che qualcuno ha la coscienza sporca, hanno paura che la gente si arrabbi, che comincia a sapere cosa sta succedendo e la gente si arrabbi. Allora cercano di fare pure il lavaggio del cervello, uno deve morire con senso di colpa. Ecco, Cristiano, mi viene in mente quando negli anni 90 il sottoscritto che faceva delle trasmissioni di approfondimento a Radio Treviso 103 parlava un po' anche già all'epoca del clima così un po' strano, impazzito, e poi c'era sempre quello di turno che diceva alla TV nazionale, l'esperto di turno alla TV nazionale, che poi diceva che sono sempre successe queste cose e nulla di nuovo, però adesso fanno le conferenze in giro. Bravo. Noi abbiamo fatto l'ultima incursione, che c'è stata da pochi giorni, l'altra settimana c'è stata una conferenza dell'Unione dei Meteorologi che fanno ogni anno e abbiamo fatto la nostra incursione, c'era anche la Rai 3, e praticamente un meteorologo, e monteremo anche quel video, è scivolato, diciamo, quando è stato attaccato da noi, appunto anche su questo accordo Berlusconi Bush del 2001, è praticamente scivolato sulla buccia di banana perché davanti a tutti ha detto: beh, lo vedono tutti che queste nuvole sono artificiali. Dopo è cercato di riprendersi ed è stato un po', diciamo, redarguito da un suo collega, però ormai l'aveva detto. Cioè, quindi ormai praticamente comunque nel mondo ci sono due fronti, cioè qui i meteorologi che sono un po' rimasti indietro, purtroppo noi stiamo spaccando un po' i giochi. E il CICAP e via dicendo sono rimasti indietro su questo gioco perché in America già si sta creando il nuovo fronte di informazione, cioè sì, le scienze esistono, quindi non le smentiscono più, quindi non dicono più non esistono, però servono perché il clima è impazzito, quindi noi stiamo cercando di riprendere in mano la situazione e quindi il controllo climatico.
perfetto, beh, perfetto. Allora, Cristiano, allora c'è da dire questo: se adesso vengono avanti che in qualche modo ammettono che sono cliché chimiche e prima invece dicevano che sono sempre state fin dalla notte dei tempi, allora qua ecco il cittadino capisce che stanno raccontando delle frottole. Ecco perché il nostro lavoro, che siamo comunque genitori, non abbiamo interessi di mezzo, purché abbiamo dei figli, dobbiamo tutelare la nostra salute, ha diciamo, un'importanza molto rilevante in questo momento. Perché riusciamo a metterci, a intrapporci in questo cambiamento, in questo passaggio dalla fase A, dal piano A al piano B, e magari appunto a sporcargli la faccia davanti a tutti, visto che questi comunque sono dei riformatori. Di regime, pagati coi soldi di noi altri, sostanzialmente, per dire le bugie, per raccontare bugie alla gente. Questa è la realtà. Allora, Cristiano Di Paolo Antonio del presidio Stop Esce Chimiche di Pordenone, io ti ringrazio molto per questa chiacchierata, per questa intervista, più che chiacchierata un'intervista, insomma, per questa documentazione che ci hai dato, perché hai parlato con cognizione di causa. Ecco, su questo discorso che insomma fa pensare, ecco, ti invito a tenerci in contatto, a darci tutti i vari esiti delle varie ricerche che poi, le varie verifiche che voi avete fatto. Anche l'esame del Crivium, quella sostanza gelatinosa che abbiamo in mano, appena ne saprò qualcosa ti farò sapere, magari la renderemo pubblica anche via radio web. Sì, esatto, non solo, ma potremmo anche parlarne anche televisivamente, quindi apriremo anche ecco, un discorso di questo tipo. Io ti. Sì. Devo analizzare tutte e punto a far ciò, magari anche mostrarle pubblicamente, perché le tengo in frigo. Perfetto, perfetto. Io ti ringrazio moltissimo. Noi adesso andiamo avanti col giornale radio. Buon lavoro a voi. Sì, a presto. Ciao, grazie. Ciao, ciao. A presto, salutiamo dunque Cristiano Di Paolo Antonio, del presidio Stop Esce Chimiche di Pordenone. Dunque, noi andiamo avanti, dicevo, col giornale radio. Allora, vediamo di darvi rapidamente alcune notizie, quelle più importanti che sono emerse in questo fine settimana. Abbiamo anche una notizia quasi dell'ultima ora, perché c'è stata una rissa. Dunque, dopo la discoteca, un 23enne sudamericano è morto, accoltellato in una rissa fuori da una discoteca a Campi, nel Ponente Genovese. Arrivato ancora vivo all'ospedale a San Martino, è morto poco dopo il ricovero. In condizioni gravissime, un coetaneo, ora all'ospedale Villa Scassi di San Pier d'Arena. Ferite altre 3 persone, tra cui una ventenne colpita al viso con una bottiglia, ha perso tutti i denti e ha la mascella fratturata. La polizia sta ascoltando due testimoni che avrebbero assistito all'omicidio. Si tratta di due ragazzini ecuadoriani sentiti come persone informate dei fatti. Andiamo avanti, dunque, c'è una notizia, no al Duomo, no al Duomo a Graviano, vediamo di cosa si tratta. Un figlio che si trova in queste circostanze è maggiormente, attenzionato dalla Chiesa, ma bisogna pensare che in cattedrale riposano le spoglie di padre Puglisi, ucciso da persone che non mi pare abbiano mai avuto segni chiari di dolore per ciò che hanno commesso. Non dimentichiamo che Don Puglisi è un martire perché ucciso in odio, della fede. Così il cardinale Paolo Romeo sulla decisione di negare al figlio 17 del boss Graviano la possibilità di celebrare la cresima nella cattedrale di Palermo insieme ai compagni del centro educativo Ignaziano. Il giovane la riceverà in forma privata in un'altra chiesa per evitare strumentalizzazioni. C'è un'altra notizia che ci è giunta da poco in redazione qui a Pianeta Oggi TV, dunque 40 i feriti, almeno 7 di loro in gravi condizioni, nel terremoto di magnitudo 6.8 che ha scosso nella notte il Giappone centrale. Colpita la regione dove si trova la città di Nagano, non lontana dall'epicentro del sisma. La città più colpita è Hakuba, dove nel 1998 si sono tenute le Olimpiadi, 7 case sono crollate e molte altre hanno subito lesioni. Non destano preoccupazione le 3 centrali nucleari presenti in zona. C'è
C'è stato poi un altro sisma di magnitudo 6.3 che è stato registrato nella provincia cinese dello Sichuan. Ha provocato almeno 4 morti e una cinquantina di feriti. Sempre dall'estero, per quanto riguarda la situazione in Ucraina, vi orientiamo sulla TV online pandoratv.it, diretta da Giulietto Chiesa, che lì troverete tutte le informazioni che vi assicuro sono molto reali, molto, molto, molto vere. Giulietto Chiesa, ricordiamo, è preparatissimo in politica estera proprio su quella zona, è stato corrispondente per molti anni dalla Russia per le principali testate giornalistiche italiane. E guarda caso, quando lui parla della situazione in Ucraina, nessuna paradossalmente, piuttosto che accettarlo e invitarlo a scrivere o a fare dichiarazioni alle TV, ai telegiornali nazionali, cercano sempre di evitarlo e di non dargli mai spazio. Probabilmente sta dicendo la verità, Giulietto Chiesa. Quindi vi invito a entrare sulla TV online, questa nuova televisione All News, pandoratv.it da Roma. Andiamo sulla rete, dunque entriamo nella homepage della testata giornalistica antimafia2000.com, che noi collaboriamo, Search Web Network, Pianeta Oggi TV, quindi Antimafia 2000, sono queste teste Pandora TV, sulle testate che noi interagiamo, che cerchiamo di creare un unico fronte di informazione. Dunque, come sapete, Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, è stato in Paraguay, ha tenuto una conferenza stampa nazionale dove praticamente ha condannato il brutale omicidio di Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000 e oltretutto nostro amico. Ecco, su pianetaoggitv.net troverete tutte le ultime novità. Dunque, a margine della manifestazione, la televisione nazionale paraguayana Telefuturo ha intervistato in diretta per il telegiornale serale, quindi momento di massimo ascolto, il direttore Giorgio Bongiovanni di appunto Antimafia 2000 e Dirsen Medina, figlia di Pablo, che si consegni alla giustizia, si penta e riveli i nomi dei mandanti esterni dell'assassinio di Pablo, ha detto Bongiovanni, riferendosi a Neneco Acosta, appartenente all'omicidio clan locale e considerato colui che ha ordinato l'omicidio del giornalista. La figlia di Irsen ha poi fatto un appello a ABC Color, giornale per cui lavorava il padre, affinché non pubblichi più i suoi articoli, perché, stando alle sue parole, la testata non si è mai preoccupata davvero delle condizioni di sicurezza di Pablo Medina. Vediamo se riusciamo a darvi altre informazioni, vediamo di approfondire un attimino questo aspetto, questa situazione di questi poteri, come dire, occulti che stanno dietro a questo brutale assassinio a Pablo Medina, e ricordiamo anche alla sua assistente di redazione, Antonia Almada, di appena 19 anni. Dunque, c'è un altro articolo di Antimafia 2000, dal titolo Giornalista, in Parlamento, forza occulta che gestisce il potere. Ecco, concludiamo con quest'altra riflessione. È un dovere di giornalista e di cittadino partecipare e chiedere giustizia per Pablo e per gli oltre 30 colleghi uccisi in 25 anni di democrazia, anche se in realtà democrazia non c'è e queste morti ne sono la prova. L'ha detto il giornalista della Ultima Ora e rappresentante del coordinamento dei giornalisti nel corso della manifestazione Giustizia para Pablo per l'uccisione del cronista di ABC Color e collaboratore della testata giornalistica di Antimafia 2000 e della collaboratrice Antonia Almada. Se in Paraguay tutti i cittadini non si organizzeranno, ha proseguito l'intervento, significherà che lasceremo il nostro destino nelle mani di assassini. Dobbiamo capire cosa c'è all'interno del Parlamento, la narcopolitica, questa forza occulta gestisce il potere, solo ora stiamo cominciando a comprendere, grazie anche alla rete. Siamo obbligati a informarci, ha concluso, dobbiamo entrare nella vita politica. Ecco, questo la dice lunga. Addirittura qui per la prima volta diciamo, si è usato il termine narcopolitica, la narcopolitica. Ecco, io direi che potremmo
Possiamo fermarci qui per questa mattina, è stato un giornale radio un po' più lungo del solito, sono le 11:41, ricordo che abbiamo voluto dare le ultime novità per quanto riguarda questo fenomeno artificiale delle scie chimiche che oramai tutti si sono accorti, abbiamo dato spazio al presidio, no, scie chimiche. Stop scie chimiche di Pordenone, abbiamo ascoltato l'intervento del suo presidente che è rappresentante, presidente che è Cristiano Di Paolo Antonio, che molto probabilmente l'avremo anche oggi in diretta, se riusciamo, perché non è ancora sicuro, alla radio di Fontana Fredda, che trasmette in FM stereo sugli 88 800, nel corso della trasmissione Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, che verrà poi ritrasmessa anche qui da Sites Web Network, sempre in collaborazione con pianetaoggitv.net, giovedì sera a partire dalle ore 22. Ricordo altresì, tra poco, dopo le ore 13, invece il settimanale Pianeta Oggi Report, che va in onda anche sulle TV terrestri, dopo le ore 13, per quanto riguarda il Veneto e parte della Lombardia, Veneto orientale incluso, dopo le 13 sul canale 86 di Eden TV. Dopodiché, verrà replicato mercoledì sera alle ore 23:15 circa, insieme, in parallelo potremmo dire, con Video Telecarnia, quindi gli ascoltatori che ci seguono dal Friuli, da tutto l'Alto Adriatico, da Tarvisio fino giù in Croazia, possono sintonizzarsi sul canale 45 di Video Telecarnia mercoledì sera alle 23:15 e poi a sua volta anche al sabato, sempre intorno alle 23:15. È veramente tutto per oggi, io rilascio la linea a Rosario Moreno, alla regia centrale di Sites Web Network, per il proseguo della programmazione musicale. Da Massimo Bonella, una buona giornata.